Dicono che Londra è in lockdown totale. Siamo chiusi in questa prigione psicologica di bruciante solitudine. Come sta Linda? Sta da qualche parte qui in casa. C'è qualcosa che non va. È tutto ok. Non solo non è tutto ok, ma non c'è niente di ok. Linda ha detto che stava pensando di mettere fine alla nostra storia. Nobody wants to live alone. Siamo bloccati insieme per 2 settimane. Tu pensi che io sia felice e normale? Io non ti accuserei mai di essere felice e normale. Perché non lo sono? Sono in aspettativa. Ora il senso della mia vita è letteralmente pari a zero. Vado a fare la spesa. Ci serve il pane, il latte. Ehi, scusa, ma quanti culi hai? Fanculo! Le brave persone che ho licenziato sono state licenziate per colpa mia, non per il virus, per colpa mia e di quello che faccio per vivere. Le hai licenziati bene. Grazie. Quello è un bicchiere di vino? Sì, sì, lo è. Questa è la situazione, tutti i più grandi negozi stanno chiudendo. Vogliono la merce trasferita in 4 giorni. Abbiamo un problema. Da Harrods abbiamo gioielli per 5 milioni. Qualcuno deve andare a imballare la merce. Penso di potermi fidare di te. Sì, che puoi. Puoi fidarti di me. Deve essere qualcuno di cui ci fidiamo. Inevitabilmente toccherà a me. Cosa ritiri da Harrods? Un diamante. Dall'inizio del lockdown ho cominciato a guardare me stessa come ero e come sono ora. I bastardi che mi hanno fatto licenziare quelle persone sono il male. Noi siamo il bene, il bene migliore del male. Stai parlando di rubare un diamante da 3 milioni di sterline. Vivi senza paura o muori, Linda. Harrods è il più prestigioso grande magazzino di lusso del mondo. Conosco il personale della sicurezza, conosco i sistemi di sicurezza. Mi serve solo il nome di questo signore. Il nome? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe! Wow! Che può succedere? L'ultimo giro del lockdown. Signore che sei nei cieli. Mio Dio! Perdonaci il peccato dell'inganno. Chiamata per il signor Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, per favore, contatti la sicurezza. It's a new dawn, it's a new day. Non l'avrei creduto possibile un mese fa. Lo dica a me. And I'm feeling good.